Buonasera, buonasera a tutti. Quella di questa sera è una serata assolutamente speciale. In diretta dai nostri studi, l'evento conclusivo di Cristalli Liquidi, il concorso nazionale per videoamatori e videomaker avente come tema l'acqua. Il concorso, e non poteva essere altrimenti, è stato promosso da Acque Spa ed è stato presentato lo scorso 27 dicembre nella sede di Publi Servizi a Empoli. Lega il tema dell'acqua ad un anniversario importante per l'azienda Acque Spa, il decennale della stessa, ed anche alla giornata mondiale dell'acqua che come ogni anno si è celebrata lo scorso 22 marzo. Il gestore idrico del Basso Valdarno ha promosso il concorso in collaborazione con la partnership della nostra emittente Antenna 5 e del quotidiano online dell'empolese Valdelsa GoNews.it. Stavolta il gestore ha deciso di rivolgere la propria attenzione agli appassionati di video e cortometraggi, cercando di stimolare la loro fantasia e la loro creatività intorno ad un tema tanto importante come quello dell'acqua. Le 39 opere in concorso. Stasera vi anticipo fin da subito che avremo la possibilità di vedere insieme i video dei premiati. Hanno tentato di valorizzare il ruolo dell'acqua come risorsa inesauribile, motore primario, motore di vita, ed hanno cercato anche di raccontare il ruolo dell'acqua in relazione all'ambiente e all'uomo. Talvolta hanno raccontato la mancanza o la carenza dell'acqua. In alcuni video l'acqua ha fatto da sfondo a bellissime storie, a bellissime narrazioni. Entriamo comunque fin da subito nel vivo della serata dedicata a Cristalli Liquidi e vado a presentarvi gli ospiti in studio con me questa sera. Il vicepresidente di Acque Spa, Giancarlo Faenzi, buonasera. Buonasera a voi. Con il vicepresidente, il responsabile delle relazioni esterne di Acque Spa, Danilo Bonciolini. Buonasera. La padrona di casa, amministratore unico di Antenna 5, la nostra Miriam Barbara Falai, buonasera. Bentrovati. E il direttore artistico di Raccolti Sociali, il videomaker Cosmo Ognissanti. Buonasera. Coinvolgiamo fin da subito gli organizzatori del concorso e gioca forza, chiamo in causa il vicepresidente di Acque Spa. L'ho accennato in apertura, Cristalli Liquidi si lega ad un anniversario molto importante per l'azienda, il decennale della stessa. Ecco, Faenzi, proviamo a tracciare insieme un bilancio di questi primi 10 anni di attività. Ma bisogna iniziare subito dicendo che è un buon decennale, un buon compleanno, perché i dati, 10 anni si fanno i bilanci, i dati ci dicono questo. Acque gestisce un territorio fatto di 57 comuni, 800.000 abitanti, 300.000 utenti, il 95% del territorio all'acqua potabile, l'84% la depurazione, il 74% le canalizzazioni delle fognature, 140 impianti di depurazione. Investiva per abitante, quando siamo nati, 13 euro abitante ogni anno, la media dei 10 anni ci dice 64, con punte di 84 euro all'anno. Quindi questi sono i dati che ci fanno dire un buon decennale. Qualche preoccupazione per il futuro dovuta alla situazione generale, dire a Acque, insomma, per il futuro non ci sono preoccupazioni, ovviamente non è così, stiamo in questo paese, in questo mondo che ha tutti questi problemi. In aggiunta, ovviamente, noi avremmo bisogno che questo, diciamo sì, che il dopo referendum e quindi la nuova tariffa dell'acqua venga concretizzata e realizzata dal governo il prima possibile, perché ci possa dare a tutte le imprese, non solo la nostra, anche un futuro sapendo cosa ci aspetta, perché senza questo, ovviamente, è stato abrogato una parte di legge, senza rifarla ovviamente il futuro è incerto. Però ripeto, 10 anni davvero con soddisfazione per le aziende, per la struttura dell'azienda e credo anche per i cittadini, perché quei numeri poi cambiano la vita dei cittadini, perché dove non era l'acqua adesso c'è, gli investimenti che si fanno per esempio hanno portato da una perdita che c'era nella rete intorno al 30%, oggi a una perdita intorno al 25%, è sempre alta, servono ancora investimenti. Però sicuramente l'impatto e questi 10 anni hanno cambiato il servizio idrico in questi 57 comuni. A proposito di cittadini, pensate proprio a loro quando in ogni comune realizzate un fontanello di acqua ad alta qualità.
il circondario Empolese Valdelsa entro l'estate sarà probabilmente coperto in tutti i comuni da un fontanello. Sì, i fontanelli sono quell'elemento che mettono insieme più aspetti, no? E che piace tantissimo ai cittadini, come di solito quando le cose sono ben fatte, perché in qualche modo educa il cittadino all'utilizzo dell'acqua, manda un messaggio che l'acqua che si prende al fontanello si può cominciare a pensare di prenderla anche al rubinetto di casa, perché questo deve essere il messaggio forse dell'utilizzo del fontanello. L'altra è che si risparmiano un sacco di bottiglie di plastica, e anche questo è un messaggio forte per quanto riguarda l'ambiente. Soprattutto però per l'acqua, io credo in tutte le azioni che si fa, dal concorso di stasera a quelli precedentemente, a tutta l'attività promozionale che si utilizza per avere la consapevolezza tutti noi di quello che è il valore dell'acqua, credo che ci deve portare a dire di risparmiarla il più possibile, perché il futuro dell'acqua passa attraverso tante cose, ma sicuramente passa attraverso un uso più corretto. Se si pensa di portarla in tutto il mondo, tutti i cittadini del mondo abbiano l'acqua, pensare le nostre abitudini vanno riviste, a cominciare da noi, dalle nostre aree, dalla parte del mondo sviluppato. E di questo parleremo anche più avanti nel corso della trasmissione, grazie agli spunti interessanti forniti dalle opere vincitrici di Cristalli Liquidi. E a proposito di Cristalli Liquidi, Danilo Bonciolini, quali sono le ragioni del concorso? Ma sono le stesse ragioni che ci hanno portato nel 2007 a promuovere il concorso di poesia L'acqua insegnata dalla sete, che vide un concorso nazionale che vide la partecipazione di oltre 100 tra ragazzi e adulti. Le ragioni che ci hanno spinto nel 2010 a promuovere il concorso fotografico Acqua in un istante, al quale parteciparono oltre 900 che ha visto oltre 900 partecipanti in tutta Italia con oltre 3.000 opere. Ecco, il filo conduttore che lega tutte queste iniziative, ma che direi lega anche tutto il nostro lavoro, è quello della valorizzazione dell'acqua, parlare dell'importanza dell'acqua, educare ad una cultura dell'acqua, un bene essenziale, un bene indispensabile per la vita, ma un bene limitato che va utilizzato in modo oculato e in modo sostenibile. Ecco, questo è l'obiettivo che lega sempre tutte le nostre iniziative. In giuria con Danilo Bonciolini anche la nostra Miriam Falai. Miriam, quanto è stato difficile scegliere tra le varie opere in concorso? Devo dire che è stato abbastanza difficile, perché ce ne sono veramente tante degne di attenzione. Il tema chiaramente è quello del non sprecare l'acqua. Diciamo però che i vincitori lo hanno fatto in maniera abbastanza particolare. Il messaggio era diverso da quello della stragrande maggioranza, che insomma, mostrava come non ci si deve comportare. E quindi sì, c'è stata una lunga discussione, diciamo, con i nostri giurati. Sì, sì. C'è qualcosa che ti ha sorpreso positivamente delle opere in concorso? Allora sì, alcune che poi sono in pratica i vincitori, insomma le opere che hanno vinto secondo me sono particolarmente emozionanti, e poi i ragazzi, cioè, sono persone, videomaker giovani, e quindi insomma questo è importante, perché si avvicinano a questo mezzo che è anche diciamo interessante, libera la fantasia, c'è bisogno di nuove idee. Diciamo. Da Lady di Ferro che tiene in pugno Antenna 5, come ti sei calata nel ruolo di giurata?
Insomma, è stata abbastanza difficile, devo dire, anche perché io sono abituata a lavorare dietro le quinte, quindi cioè, anche trovarmi qui è abbastanza emozionante, non sono abituata. È difficile, devo dire è difficile perché poi sono tutte degne di attenzione e quindi insomma la scelta è stata abbastanza dura. Cosmo Ognissanti, direttore artistico di Raccolti Sociali, quali criteri sono stati usati per scegliere le opere vincitrici? Innanzitutto il tema ovviamente dell'acqua come bene di tutti e come risorsa che può finire insomma, a un certo punto, e quindi anche il saper raccontare in maniera ovviamente creativa, in maniera efficace, un tema di cui non è che non se ne parla, però evidentemente molti messaggi non passano un po' perché magari rischiano di essere banali o comunque già utilizzati, quindi questo di acqua credo che, sono sicuro, che fosse un appello alle persone creative per inventarsi, diciamo, una maniera nuova, un modo non convenzionale di raccontare una storia o comunque che fosse in qualche modo collegata al tema idrico e comunque di appassionare lo spettatore, perché in fondo utilizziamo il mezzo audiovisivo, soprattutto il cortometraggio, ha delle caratteristiche che arrivano subito, non sono come un testo scritto, forse sono magari molto simili alla fotografia, però qui c'è un lavoro molto più, sicuramente diverso, ecco, non voglio dire più difficile, però il cortometraggio è una sintesi di un'idea, che si può narrare ovviamente in 100 modi diversi. Quindi aver sintetizzato in 5 minuti o meno un concetto così complesso e che comunque deve arrivare nel cuore, nella testa della gente, non è sicuramente una cosa semplice. Quindi i criteri sono stati questi, la creatività, il modo di approcciare al tema e ovviamente... Anche criteri tecnici, immagino. Ovviamente, certo, è stata vista anche la tecnica utilizzata, il modo in cui la musica è riuscita a collegarsi, a sposarsi con il video e quindi sì, ecco, il tipo di montaggio, d'accordo, però... Su questo Cosma è stato fondamentale perché noi ha un'esperienza ovviamente no, sì, appunto è stato sì. Importante e ci abbia fatto notare anche da guida sì ci abbiamo fatto da guida su tutto, ma più che altro anche perché ai Raccolti Sociali, che è un altro festival insomma di cui faccio parte, arriva ovviamente di tutto, quindi non tutte le cose sono tecnicamente perfette o girate in maniera professionale. Però è anche importante, soprattutto è importante l'idea, perché ha voglia di avere telecamere super professionali se poi dopo l'idea per utilizzare un gioco di parole fa acqua da tutte le parti. Quindi la cosa importante sicuramente è l'idea e come viene narrata, che cosa viene narrato e come viene comunicato al pubblico. Ovviamente se è tecnicamente fatto in maniera egregia, molto meglio. Ovviamente, certo. C'è qualcosa che tiene insieme le opere vincitrici, un fil rouge che le lega? Dunque, a livello narrativo forse è più difficile, insomma, al di là ovviamente del tema generale, ecco, che appunto soprattutto sull'importanza dell'acqua, però me ne vengono in mente alcuni che non erano proprio basati sul liquido prezioso. E quindi come fil rouge io penserei piuttosto a gruppi o singoli, piuttosto gruppi, perché mi sembra che non siano solo una persona. Sono lavori anche illegali, perché quando si fa un lavoro, un cortometraggio, un lavoro di film, si lavora in una troupe, no, di solito. Quindi mi viene da pensare all'impegno che è stato messo per cercare la strada giusta di raccontare qualcosa in modo diverso. Ecco, voi giurati avete parlato di un lavoro difficile per scegliere le opere vincitrici, considerata la qualità dei lavori in concorso. Voi avete selezionato delle opere vincitrici dopo una preselezione online. Perché avete scelto, Fancy, di utilizzare i social network per una preselezione? La giuria di fatto ha selezionato le opere vincitrici su 30 opere in concorso, mentre ne hanno partecipato 39. No, ovviamente
il parere della gente, del mondo, insomma, del mondo che naviga su internet, quando si fanno cose di questo tipo, e ormai credo su tutto, diventa determinante, ormai mi pare davvero tutto, dalla politica, cioè davvero un grande pezzo di mondo è lì. E credo l'errore principale si farebbe magari in cose anche di minora, di seconda fascia, come un concorso come questo, non interessarsi a fondo. Quindi credo che abbiamo fatto bene. Poi, se si pensa che quello è un mondo utilizzato in particolar modo da giovani, dico che è essenziale per quanto riguarda il futuro. Ecco, per la preselezione è stato predisposto un canale speciale su YouTube che ha superato addirittura le 15.000 visite. Vi aspettavate tanto successo, Bonciolini? Beh, io non ho molta dimestichezza con questi strumenti. I numeri del web. A differenza dei miei colleghi, in particolare di Luca Bindi, che mi piace ricordare, ha dato un contributo importante a questo concorso. Ma sì, nel momento in cui abbiamo pensato di utilizzare questo strumento, sì, ci immaginavamo che fosse uno strumento importante per coinvolgere soprattutto i giovani. I social network oggi sono uno strumento in forte espansione e sono utilizzati in particolar modo tra i giovani. Ecco, siccome a noi piace rivolgere il nostro messaggio in particolar modo al mondo giovanile, abbiamo pensato di utilizzare questo strumento. Ecco. Ecco, sembra che il vostro messaggio sia assolutamente arrivato, perché poi più avanti nel corso della trasmissione avranno modo di vederlo anche i nostri telespettatori. I vincitori, immagino anche i partecipanti, sono soprattutto ragazzi giovani, ve lo aspettavate, forse anche per la tipologia del concorso? Sì, direi che era quasi scontato che fossero soprattutto i giovani interessati a partecipare ad un concorso di questo tipo. Sono un po' troppo spesso bistrattati questi giovani in Italia? Beh, direi di sì, ma poi... No, quando ero giovane era una cosa che mi sentivo, e che è un po' di tempo fa, però me la sentivo uguale addosso. Forse il giovane, da parte... l'anziano ha esperienza, come si fa? Se non ci sarebbe l'esperienza e la non esperienza. Il giovane è e si sente sempre bistrattato. È di fronte a persone che ovviamente ne sanno di più, perché hanno questo difetto, perché è un difetto, da avere molti più anni, quindi è... Poi anche i giovani, quando hanno... anche i difetti dei giovani rispecchiano i difetti della società e degli anziani, probabilmente. Quindi la responsabilità degli anziani è senz'altro maggiore rispetto a quella dei giovani. Dobbiamo dare la linea alla regia per la pubblicità, restate con noi perché fra poco torniamo in studio con la serata finale di Cristalli Liquidi. Torniamo in studio con la serata dedicata all'evento conclusivo del concorso nazionale Cristalli Liquidi promosso da Acque Spa. Ne abbiamo parlato fino adesso ed è arrivato davvero il momento di dare spazio ai vincitori. Prego la regia di mostrarci il video "E se non ci fosse l'acqua" di Gabriele Tretola. Che caldo, già, davvero. Fortunatamente c'è l'acqua. Già, pensa come sarebbe se non ci fosse. Se non ci fosse l'acqua, cuocerei la pasta nel rum. Non bolle mai. Se non ci fosse l'acqua, prenderei le pasticche col sale grosso. Acqua. Se non ci fosse l'acqua, mi sciacquerei i denti con la maionese.
Se non ci fosse l'acqua, berrei solo vino. Oh, il fegato! Se non ci fosse acqua, la mattina mi sciacquerei il viso con le uova. Ah, mi sento meglio. Se non ci fosse l'acqua, pioverebbero bambole! Se non ci fosse acqua, mi sciacquerei le mani con una salsiccia. Salsiccia. Se non ci fosse l'acqua, metterei nell'erba. Se non ci fosse, non ci fosse l'acqua, ma dai. Facili, buffo. Ma sarebbe una figata. Tranquilli, ragazzi, se non ci fosse l'acqua non ci sareste nemmeno voi. Ad aggiudicarsi il premio social media, di fatto l'opera più apprezzata, con 243 mi piace, Gabriele Tretola, Tommaso Sani e Mattia Loi. Buonasera. Buonasera. Premia Giancarlo Faenzi, vicepresidente di Acqua e Spa, con un buono acquisto di 400 euro da spendere nell'acquisto appunto di materiale video digitale presso Ragazzi, un punto vendita Media World Saturn. Complimenti. Complimenti. Simpatia, scherzando, ci avete fatto. Ecco, l'idea di realizzare questo video, che è stato realizzato appositamente per Cristalli Liquidi, è nata da una discussione di gruppo? Sì, effettivamente noi siamo un gruppo di ragazzi tra i 17 e i 22 anni che già da qualche anno facciamo di questi video da mettere su YouTube per divertimento. E visto l'opportunità che ci ha dato questo concorso e il tema comunque fondamentale, abbiamo deciso di partecipare e da un'idea semplice come una domanda e se non ci fosse l'acqua abbiamo creato comunque un video divertente e che alla fine spero abbia lasciato un messaggio anche. E, il video comunque... Voleva far riflettere sulla mancanza di acqua? Beh sì, effettivamente sì. E, inoltre questo video è stato fatto apposta per questo premio, per partecipare in questa categoria e l'ilarità che c'è nel video doveva servire a trasmettere comunque soprattutto ai giovani che magari sui social network potevano darci qualche voto. Ecco, siete soddisfatti per essere stati scelti dal popolo del web? Beh sì, ringrazio anche chi ci ha votato e sì, siamo molto soddisfatti soprattutto perché con questo premio potremmo comprare una telecamera migliore e migliorarci, diciamo. Ecco, voi siete tutti e tre giovanissimi, la passione per i video e i cortometraggi è di fatto nata sui banchi di scuola, mi sembra proprio sui banchi del Pontormo. Beh, effettivamente sì, siamo quasi tutti del liceo scientifico del Pontormo, tranne Tommaso che è dell'ITI. E sì, effettivamente sì, comunque abbiamo partecipato al progetto di teatro che organizza la scuola e sì, diciamo è nato lì la passione per i video e per il teatro. Continuerete su questa strada? Sì, e, speriamo l'anno prossimo, tra qualche anno, di ripartecipare comunque con Acque a un altro concorso. Addirittura tra qualche mese potete partecipare ad un altro concorso, vero Cosmo Ognissanti? Sì, stiamo facendo uscire il bando e tutto quanto insomma, sui siti ufficiali di raccolti sociali. La scadenza è il 5 novembre per mandare i video, poi il 16 dicembre ci sarà la festa di premiazione. Partecipate sicuramente. Sicuramente parteciperemo. Bene, invece io volevo ricordare che noi abbiamo un programma Sinapsi in Movimento che va in onda da un paio di settimane, no anzi forse sono già passato un mesetto,
che raccoglie i video fatti dai ragazzi delle scuole. È curato da Nicola Pannocchi, è una cosa, una chicca veramente, ci sono dei video veramente carini. Tra l'altro Antenna 5 non è nuova a questo tipo di trasmissioni, perché già alcuni anni fa, insieme a Daniela Leoncini, ad un ragazzo che venne a fare uno stage qua, insomma, avevamo messo su una trasmissione proprio per i video fatti dai giovani. No, ero curiosa di sapere quanto vi siete divertiti a girare queste scene, perché noi ci siamo sbellicati dalle risate a vedervi in queste situazioni. Insomma, non deve essere stato tanto piacevole l'uovo nel viso. Sono esperienze anche quelle. Non avendo mai provato, non si poteva anche dire. La nuotata in campagna deve essere stata un po'... Bellissimo. Poi comunque quelle sono solo alcune delle idee che abbiamo messo, perché ce n'erano altre... Alcune non erano realizzabili, alcune non abbiamo avuto il tempo o i mezzi, e quindi... Però comunque complimenti, perché simpatia e ironia e messaggio forte. Siete stati bravi a mettere insieme questi tre aspetti. Grazie. Qualcuno dei giurati vuol leggere la motivazione del premio social media? No, qui non c'è motivazione, questo perché è scelta da... È stato scelto dal web. Ragazzi, dove sono state girate le scene del corto? Le scene sono state girate interamente qui a Empoli, sono state a casa di Mattia, che sta a Monteboro, lì e campo davanti. Perché così giovani avete comunque deciso di raccontare, oltre a far ridere e far riflettere, su un messaggio molto forte come la mancanza e lo spreco dell'acqua? Beh, perché comunque è un tema abbastanza attuale. E si pensa sempre al petrolio che finisce, non si pensa mai all'acqua, che effettivamente è veramente fondamentale, perché senza acqua non ci sarebbe effettivamente niente. Quindi un tema che magari non tutti ci pensano, ma se ti fermi un attimo a ragionarci è un tema abbastanza profondo. Quindi complimenti a Gabriele Tretola, Tommaso Sani e Mattia Loi, vincitori del premio social media. Grazie. Bravi. Noi andiamo avanti con le premiazioni, dando spazio ai vincitori del premio spot, riservato alle opere in concorso non superiori ai 30 secondi. Vincitore Andrea Lemmi con Acquamondo. Prego, regia. Vincitori del premio spot con Acquamondo, qui in studio con noi Andrea Lemmi, Francesco Giusti, Federica Pedoto e Valentina Perrone. Buonasera. Buonasera. Premia la nostra Miriam Falai con un buon acquisto per materiale video digitale del valore di 800 euro da spendere presso un punto vendita Media World Saturn. Sì, grazie. Questo è grazie. Complimenti. Il video nasce dall'identificazione di due concetti molto ampi, acqua e mondo. Com'è stato possibile raccontarli in 30 secondi? Ma l'idea è venuta una sera, proprio unificando le parole acqua-mondo. Ma acqua-mondo che vuol dire? Quindi acqua-mondo, da lì l'idea della goccia che si identifica nel mondo, un rubinetto che si chiude. Se io risparmio una goccia d'acqua, risparmio una goccia di mondo, o tutto il mondo. Dunque l'idea vincente dello spot è stata proprio la parola acquamondo? Sì, è venuto sulla parola acquamondo. Acquamondo, devo dire, però anche dal... Il non sprecarlo finale. Dal non sprecarlo, che... no, ma anche la realizzazione, il cartone, che poi questa goccia appunto entra dentro, sì, che è il mondo, che entra dentro il rubinetto. Insomma, ci sono vari spunti, devo dire, che sono inconsueti e quindi... Il non sprecarlo alla fine era un po' il concetto fondamentale, non sprecare l'acqua. Però poi
alla fine l'identificazione è venuta naturale, non sprecarlo, è questa goccia che la ritroviamo nella off finale. Di fatto senza acqua non esisterebbe il mondo, non esisterebbe no. alcuna forma di vita. No, e di fatto sprecare una goccia d'acqua in qualche modo che a noi sembra niente, come diceva giustamente Faenzi, è sprecare il mondo. Perché comunque il messaggio finale è positivo? Il messaggio finale è positivo perché comunque la goccia viene riassorbita e quindi non si perde. Lo potevamo mandare al contrario, cioè far vedere che comunque non ce la faceva il rubinetto a chiudersi e quindi l'ennesima goccia che se ne va. Invece no, l'acqua comunque che riusciamo se chiudiamo il rubinetto un tempo. No, tutto qui. Valentina, no, devo dire che anche a me l'effetto, il messaggio forte è stato questa goccia e rientra, perché da una cannella si vede solo uscire. Sì. Qualcosa è tornato indietro, è impossibile. E il messaggio è fortissimo, dello sprecarla, vedere una gocciola rientra dentro la cannella. A me è questo quello che ha colpito fondamentalmente di questo spot. Poi devo dire anche che in 30 secondi è molto più difficile raccontare una storia o comunque un'azione rispetto ad avere la possibilità di fare un video, un film, un qualcosa... insomma di più lunga, quindi insomma 30 secondi è ottimo. Disegnato con il cartone animato è stato possibile, se l'avessimo voluto fare con le nostre mani e con il nostro rubinetto ovviamente avremmo sprecato sì. la goccia d'acqua. Mai come in uno spot la sintesi è fondamentale. Ma veramente, io sinceramente quando poi Andrea, mio marito, mi ha detto questo è quello 30 secondi, ho detto ci dai 30 secondi, sembrava poco anche a noi effettivamente, però si segue anche se sono 30 secondi, e in effetti a sprecare l'acqua ci vuole anche molto meno. Certo. Perdere una goccia d'acqua è un secondo. Vi aspettavate di vincere il premio spot? No, assolutamente, è stato fatto per gioco veramente, siamo amici, abbiamo detto ma sì, facciamo una cosa diversa la sera dopo cena, stanchi dal lavoro, ma sì, proviamo, dai, ma più che altro per noi, ecco, poi per stimolare noi. Poi... la telefonata Andrea, oh, si è vinto, mo. Dai, prendi in giro, non è possibile, dice sì, con Acquamondo. Sorpresa sicuramente piacevolissima. Volevo segnalare che loro hanno fatto anche un altro video, un cartone animato di un minuto se non sbaglio, e è veramente molto carino. Molto. La disegnatrice è Federica. Sì, sono tutte e due in forma di sì. disegno comunque. Le nostre facce ma non veramente si vedono non mai. Complimenti, grazie, allora grazie. Sinceri complimenti a Andrea Lemmi, Federica Pedoto, Francesco Giusti e Valentina Perrone, grazie, vincitori grazie. Del premio spot. Grazie. 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 Volete leggere? Aspettate un attimo allora ragazzi perché la giuria... Prego, Cosmo, ogni istante, un Miriam. Prego. Ecco le motivazioni. Devo leggere io, scusatemi. È una motivazione corta e semplice sì, come infatti. Il lavoro che hanno fatto. Esatto, la semplicità del cortometraggio d'animazione di Andrea Lemmi trasmette tutta l'urgenza di un problema grande come il mondo che tutti noi possiamo contribuire a risolvere dando importanza anche ad una singola piccola goccia d'acqua. Quindi avevamo capito il messaggio che volevate dare. Bene. Meno male. Bene. Grazie. Le opere Acquamondo e Se non ci fosse l'acqua hanno sollevato tra l'altro riflessioni importanti sull'acqua e soprattutto sulla carenza dell'oro blu. La carenza dell'acqua è un'emergenza mondiale, tant'è che Faenzi in alcune aree del pianeta si parla di vera e propria catastrofe. Sì, sì, la situazione è veramente drammatica. E ovviamente drammatica perché manca la materia prima, drammatica perché mancano anche... la professionalità e le tecnologie, perché in quel pezzo di mondo non hanno le nostre tecnologie e quindi non possono arrivare a fornire l'acqua alle famiglie. Però la risorsa idrica è in diminuzione, questo è il dato principale. E questo non importa andare in parti particolari del mondo, ma basta fare la fotografia al territorio nostro. Noi stiamo vivendo un periodo dove... in febbraio è cominciata l'emergenza idrica, in febbraio, cosa che non tutti gli anni comincia in settembre o ottobre. Quindi davvero fondamentale, ecco perché l'appello iniziale, davvero fondamentale il futuro per tutto il mondo, per
chi non ce l'ha e anche per territorio dei nostri, sarà quello di consumarne meno. Consumarne meno non è una risorsa inesauribile. Ecco, in questo senso, quale vuole essere il senso, Bonciolini, della giornata mondiale dell'acqua proclamata per la prima volta nel 1993 dall'Assemblea delle Nazioni Unite? Beh, la giornata mondiale dell'acqua vuole invitare a riflettere su questo grande tema della nostra epoca. Più di 1 miliardo di persone oggi nel mondo non ha accesso a una fonte pulita e sicura di acqua. Questo comporta malattie, comporta problemi sanitari enormi in tante parti del mondo. Ecco, per questo è importante, insomma, fare qualcosa anche da questo punto di vista per alleviare il problema dell'acqua anche in queste zone. Noi collaboriamo ad alcuni progetti, prima tramite il movimento Shalom, attualmente tramite l'istituzione Centro Nord Sud, in particolar modo abbiamo e stiamo contribuendo alla realizzazione di pozzi, in particolar modo nel Burkina Faso. Fenzi, com'è possibile in questo senso richiamare tutti ad un impegno più serio? Consapevolezza, non smettere mai. Io dico sempre, noi come azienda abbiamo il dovere di erogare il servizio nel miglior modo possibile, ma in contemporanea abbiamo il dovere di rendere tutti consapevoli dell'utilità di questa risorsa. E come si fa? Non lo so, ora non è che il mondo sta attraversando, cioè la politica, il governo mondiale, ora siamo tutti attratti dai governi dell'economia, come se beni comuni come l'acqua non c'entrassero in questo ragionamento, però sicuramente un aumento di responsabilità bisogna che avvenga a tutti i livelli, sottolineo a tutti i livelli, perché ognuno di noi può fare un piccolo passo, un piccolo gesto. E per questo dicevo che la goccia che torna indietro è proprio una cosina, però è un messaggio di quanto a questi ragazzi è venuto in mente che ci è arrivato il momento di pensare a, non a consumarle e basta, ma a una cosa che non è possibile, perché nella vita reale la goccia, cioè l'acqua alla salita, non si riesce a mandarla. Però per far capire questo era necessario, hanno capito che era necessario mandare un messaggio di questo tipo. Ci fermiamo, diamo la linea alla regia per la pubblicità, ma restate con noi perché fra poco torniamo in studio con la serata finale di Cristalli Liquidi. Eccoci di nuovo in studio per la serata finale di Cristalli Liquidi. Ci siamo lasciati con alcune riflessioni importanti sulla carenza e sulla mancanza dell'acqua. Fenzi, una delle sfide centrali di questo secolo sarà la gestione sostenibile, efficiente ed efficace delle risorse idriche? No, sarà... Cioè, tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, se poi avremo una gestione... Non è perfetta, perché noi non ci si può rassegnare a una parola meno esaltante di questa, perché se la materia, cioè se senza l'acqua non c'è vita per nessuno, né qualsiasi forma di vita, e non si può mettere o pensare che la gestione non è una cosa ben fatta, perché questa la fa gli uomini. Questo la fanno gli uomini, le volontà politiche, gli uomini. Quindi non c'è. Allora, specialmente nella parte di mondo sviluppato, io non ho ricette, non so quale, però il dovere che abbiamo è quella di farla nel miglior modo possibile. Educare, mandarla in tutte le abitazioni al prezzo più basso possibile. Questo è il punto. Perché un bene primario... se è davvero primario, non voglio dire che, cioè, quello che ci vuole per un elemento essenziale. Immaginate voi se nel mondo, quante volte si ragiona, no? Ci sono alcune
tipo di malattie non si riesce a curare. Supponiamo che in qualche modo trovano una cosa che dà vita, ora questa l'acqua dà vita a tutto quello che si muove nella terra. Ora si dà per scontato, allora si può mettere in discussione, ci si può dividere sull'importanza e se questo dovesse un bene pubblico, non lo può toccare nessuno. La gestione è un'altra cosa, la gestione deve essere efficienza, perché se c'è efficienza, quindi si risparmia meno, si utilizza in meglio, non ci sono perdite, ci sono se si fanno investimenti. Io sono un appassionato di calcio, in Italia abbiamo gli stadi più vecchi d'Europa, tutti a ragionare e trovare le risorse per farli, sì, ma se non so un servizio idrico che in Germania perdi il 7% e noi che la nostra mi pare il 24% e siamo uno delle migliori, non lo so, facciamo delle scelte, diamo delle priorità, ma se la priorità non diventa questa, tutti i ragionamenti che si fanno, i giovani, perché sono quelli più arrabbiati verso la politica e ci hanno ragione a esserne ancora di più. Ora, l'esempio è parecchio, se volete, terra terra, anche un linguaggio comune, ma che credo si capisce bene. Noi naturalmente non ci siamo dimenticati di coloro che hanno conquistato il podio di Cristalli Liquidi, il video concorso a tema idrico promosso da Acquespa. Tra le 39 opere in gara, dopo una prima selezione online, la giuria ha dovuto gioco forza fare una scelta. E allora diamo spazio al video terzo classificato del concorso, No Tears from the Sky, del collettivo Touch, Accademia della Pubblicità di Fucecchio. Thank you.
terzo classificato, il collettivo Touch, Accademia della Pubblicità di Fucecchio, con No Tears from the Sky. In studio gli insegnanti Francesco Sani e Nicola Del Giudice, poi Alessandra Padovani, Giuseppe De Crescenzo, Cosimo Fanciullacci e Saverio Pelosini. Buonasera. Buonasera. Premia Danilo Bonciolini, responsabile delle relazioni esterne di Acqua e Spa, con un buon acquisto da 400 euro da spendere per l'acquisto appunto di materiale video digitale presso un punto vendita Media World of Saturn. Chi ritira? Io. Complimenti. Grazie. Complimenti. Anche voi avete scelto di raccontare la carenza e la mancanza dell'acqua, perché? Perché comunque sono i temi che si vedono più spesso quando si parla dell'acqua, ci abbiamo pensato un po' sopra, però comunque si ricade lì perché si voleva sottolineare quella che è l'importanza dell'acqua e comunque quello che si sta dicendo oggi, cioè che andrà a finire o comunque è sempre più carente, e volevamo sottolineare anche il fatto che noi non ci rendiamo conto comunque di quello che è questo bene per noi, che è un bene prezioso che continuiamo a sfruttare, però non pensiamo mai a quello, se finisse non ce ne possiamo rendere conto perché comunque ce l'abbiamo sempre, e quindi abbiamo deciso di realizzare un video in cui l'acqua non c'era mai, e in assenza di acqua l'attore, che è questo ragazzo Mirko Pelosini, cercava l'acqua ovunque e alla disperata ricerca nel panico, perché comunque l'acqua non la trovava da punte parti, e abbiamo suddiviso il video in due parti. La prima parte è un po' più ansiosa per creare anche negli spettatori un senso di panico, diciamo, cosa sta cercando l'acqua, perché è finita, perché non c'è più. Lui, in preda al panico, gira ovunque e trova poi la secca, allora lì dice: aiuto, è finita veramente l'acqua. Poi si sveglia, questa è la seconda parte del video, quella dove noi cerchiamo di trasmettere più tranquillità e dove lo spettatore dovrebbe dire: ah, ha trovato l'acqua. Allora beve, poi si sveglia, sì, va in bagno e l'acqua non c'è veramente. Allora era lì che volevamo suscitare la domanda: e se l'acqua veramente non ci fosse, cosa succederebbe se non avessimo questo bene prezioso? Bravi. Bravi. Perché avete scelto un titolo in inglese? Bella domanda. E perché avete scelto di utilizzare la parola lacrime piuttosto che pioggia? Per cercare di suscitare più emozione. La parola lacrime per cercare di suscitare più emozione. In inglese forse perché magari nei giovani, volevamo trasmettere soprattutto ai giovani, perché comunque però siamo noi quelli che andremo avanti soprattutto, e quindi l'inglese, diciamo, è una forma di comunicazione anche per, non solo per noi italiani, diciamo, visto che comunque nel video non ci sono parole, si può trasmettere anche oltre all'Italia. La nostra Miriam Falai adesso legge la motivazione di questo premio. Sì. Il tema angoscioso dell'acqua come fonte esauribile diventa un vero e proprio incubo nel cortometraggio No Tears from the Sky del collettivo Touch, Accademia della Pubblicità di Fucecchio, in cui la ricerca accurata degli ambienti scenografici, la scelta stilistica della ripresa a spalla, dei puntuali effetti sonori e visivi riescono a trasportare lo spettatore in un viaggio delirante dove l'elemento onirico si fonde efficacemente alle inquietudini della realtà. Questa è la motivazione. Io riguardo a questo volevo aggiungere, ecco. Volevo proprio specificare e sottolineare questo, è un po' quello che dicevo prima, cioè i video, le storie si raccontano in tanti modi e con tanti più o meno mezzi a disposizione. Io ho apprezzato molto in questo video la capacità di togliere di mezzo tutti i problemi che potevano essere creati da una regia, quindi il fatto di dover far recitare degli attori, dover far dire qualcosa, e tante altre cose tecniche che sono state, come dire, sapientemente messe da parte, e mentre invece ne sono state utilizzate altre che hanno reso il lavoro magari non più semplice, però comunque fruibile con pochi mezzi. A partire dalla scelta delle location, che sembrano banali, ma comunque c'è stato, credo, un gran lavoro di ricerca dietro, no? Al fatto appunto di non far dire niente al personaggio, ma di lasciar raccontare molto
alla musica, ai rumori che si sentono dentro, alla radio, no? Che poi sono appassionato di film post-apocalittici, non è proprio banale, ecco, saperne fare uno, anche se così corto, ma che rende l'idea. E poi ho notato che si basa su tre livelli diversi, c'è il sogno, in cui lo spettatore viene catapultato in questo incubo, però non ci si rende conto all'inizio che è un incubo, forse dagli effetti speciali che sono stati utilizzati, il bianco e il nero, il seppia, oppure colori molto forti per indicare anche l'arsura, no? Però piano piano ci si rende conto di essere in un incubo bello e buono. Quando il personaggio si sveglia, nello stesso momento c'è un primo risveglio anche dello spettatore, che però non capisce bene un po'. E dopo il corto c'è un terzo livello, cioè dopo la fine del corto si risveglia proprio lo spettatore, o almeno questo spero che sia stato l'intento anche loro. Quindi bravi, ecco. Grazie. Il vostro è stato a tutti gli effetti un lavoro di gruppo, anche di docenti e studenti? Sì, e i nostri professori ci sono stati tantissimo dietro. Per noi è stata un'esperienza bellissima perché abbiamo messo in pratica tutto quello che avevamo imparato teoricamente durante l'anno scolastico e abbiamo imparato tantissimo e siamo molto contenti anche dei nostri professori che sono perfettamente all'altezza. A proposito di professori, Nicola Del Giudice ci teneva a fare un ringraziamento particolare. Sì, volevo appunto ringraziare Antonio Marazzita, che è il docente di video e cinema, quindi regista e produttore, che ha seguito i ragazzi a tempo indeterminato, giorno e notte, che li ha coinvolti tra l'altro in un progetto che sta portando avanti lui a Lucca, nella realizzazione di un film e di una serie televisiva che andrà in onda su Italia 2. Quindi un'altra opportunità interessante per i ragazzi. Di nuovo complimenti. Grazie. Cosmo Agnissanti, nella realizzazione di un cortometraggio, il lavoro di gruppo è un valore aggiunto o può essere un elemento penalizzante? Questa è una bella domanda, che è una lama a doppio taglio, perché possono succedere tutte e due le cose. Ci sono dei registi che lavorano per conto loro. Però questo porta comunque spesso a dei fraintendimenti, perché il lavoro, cioè fare un cortometraggio, non è come scrivere una storia, un racconto, ecco, su un foglio dove c'è bisogno appunto di essere più soli, no? E di pensare. C'è sicuramente una parte in cui si lavora da soli, lo sceneggiatore lavora da solo all'inizio per buttare giù il trattamento, la scaletta, eccetera. Poi si confronta con il regista, a sua volta il regista si deve confrontare con colui che fa la colonna sonora e poi il regista si deve assolutamente deve entrare in simbiosi alla fine con il montatore, no? Con colui che poi monta il cortometraggio, perché altrimenti non c'è, se non c'è dialogo, ecco, fra queste parti importanti di questo corpo, non è detto che il regista sia per forza la testa, a volte è il montatore che salva la situazione o comunque quello che ha costruito il tappeto sonoro che regge tutto quanto l'impianto del lavoro. Quindi io direi molto, cioè man mano che si va avanti con il lavoro e che si vede la sua realizzazione, è sempre più un lavoro di gruppo e quindi il valore poi alla fine non è semplicemente dato dalla somma delle parti, no? Quindi non è un qualcosa di, sì, è analizzabile, ecco, questo ha fatto lo sceneggiatore, questo ha fatto la colonna sonora, però poi alla fine diventa una cosa unica che acquista un valore aggiunto per il fatto di essere considerata nella sua totalità e non acquista un valore aggiunto solo per la visione del cortometraggio, ma il fatto di aver fatto un gruppo che si è messo lì, magari non sono neanche professionisti, che hanno imparato ad utilizzare il mezzo, hanno capito come poterlo raccontare e hanno condiviso una storia da poi dover raccontare a qualcun altro, quindi da condividere anche con il resto del mondo, è una sorta di avventura, non è solo un lavoro che si fa, cioè è il percorso, no, importante, piuttosto che il risultato. Ovviamente il risultato poi, se è bello e rende l'idea, viene anche premiato, viene riconosciuto, però le persone che l'hanno fatto, come ho visto negli occhi dei ragazzi, hanno dentro qualcosa che se lo portano dietro come esperienza, al di là poi del risultato finale.
Noi ci fermiamo, diamo di nuovo la linea alla regia per la pubblicità, torniamo fra pochissimo in studio per poi mostrarvi i video del secondo classificato e del vincitore di Cristalli Liquidi. Restate con noi. Di nuovo in studio per la serata finale di Cristalli Liquidi. Prego la regia fin da subito di mostrarci il video secondo classificato del concorso, Francesco e Bjorn di Fausto Caviglia. Thank you.
secondo classificato al concorso Cristalli Liquidi, Francesco e Bjorn. In studio Giampiero Sanzari dei Sursum Corda, gli autori della colonna sonora, e Fausto Caviglia. Buonasera. Premia Cosmo Ogni Santi con 800 euro in buoni acquisto per materiale video digitale da spendere presso punti vendita Media World Saturn. L'acqua in questo video fa da sfondo ad una bellissima narrazione ispirata al libro Il tesoro di Francesco di Nilla Luciani. Raccontate una storia vera. Sì, raccontiamo una storia vera, una storia di un ragazzo che è stato diagnosticato autistico all'età di 3 anni e che in questo caso vive un rapporto con l'acqua molto particolare, perché Francesco, grazie all'acqua, ritrova sicuramente delle sensazioni, delle emozioni che in nessun altro modo potrebbe avere. Perciò l'acqua gioca questo ruolo, creare delle sensazioni, delle emozioni. Perché avete scelto di non utilizzare le parole ma soltanto la musica? Beh, prima di tutto perché questo è l'unico modo che ha Francesco di esprimersi tramite una tastiera e un computer e un monitor. E poi perché questo lavoro è nato assieme appunto ai Sursum Corda, che hanno fatto la colonna sonora e perciò hanno, diciamo così, forse dato il meglio, potendosi esprimere liberamente, senza appunto dei vincoli che potevano essere quelli di un dialogo, di un'altra situazione più, diciamo, complessa. Così hanno potuto lavorare su dei temi musicali e dare la possibilità a me, che poi ho montato il video, di concludere questo lavoro e renderlo così tutto organico, giusto? La nostra Miriam Falai legge la motivazione di questo premio. L'atmosfera delicata che si respira osservando le immagini di Francesco e Bjorn e di Fausto Caviglia è frutto di una profonda collaborazione fra il regista ed il compositore della colonna sonora, che hanno saputo intrecciare sapientemente narrazione filmica e musicale per raccontare, senza bisogno di parole, il profondo rapporto di libertà che lega il protagonista del film con l'acqua. Sì, io grazie prima di tutto, perché è una bellissima motivazione. Volevo aggiungere che questo rapporto con la, diciamo così, col gruppo musicale, questo lavoro che è nato così insieme, cioè è stato fatto anche grazie all'aiuto di altre persone, perché il lavoro, questo lavoro, prima si parlava di lavoro di gruppo. E questo è stato davvero un lavoro di gruppo, perché hanno lavorato con noi non solo appunto gli autori della colonna sonora, gli operatori di ripresa e tutti i tecnici, ma anche proprio la famiglia di Francesco, in particolare Angelo e Emi, i genitori di Francesco, Bjorn, che ci ha dato la possibilità di avvicinarci a Francesco in maniera molto, molto libera, e soprattutto tutti gli educatori che lavorano in questo centro di il Voce di Zoagli, dove appunto si applica questo metodo della scrittura facilitata, che ha permesso a Francesco di potersi esprimere nel modo in cui avete visto nel cortometraggio. Questo video è stato pluripremiato, ve lo aspettavate? Beh, no, perché comunque sia, quando si fa un lavoro non si sa mai poi il destino di un lavoro, anche perché è un lavoro che è piuttosto particolare, però abbiamo visto che è stato apprezzato a tanti festival, anche qua a Cristalli Liquidi abbiamo avuto questo ulteriore riconoscimento e naturalmente ne siamo molto contenti, perciò speriamo ancora in altri festival, ecco. È molto bello che voi due mi parlate senza dover che io mi sposti, no? Dunque, grazie mille ai vincitori del secondo premio di Cristalli Liquidi. Grazie.
Grazie. Noi andiamo avanti con il supporto tecnico della regia, andiamo fin da subito a vedere insieme il video vincitore del concorso Cristalli Liquidi, il fontaniere del videomaker romano Rosario Pucciarelli. Gio Verde e le sue attività di controinformazione e propaganda sono conosciute a tutti, ma il suo passato e soprattutto le sue motivazioni personali sono ancora avvolte nel mistero. Cominciamo da qui. Ma guardi, non amo molto parlare del mio passato, almeno di quello remoto. Oggi molti mi ammirano per quello che faccio, ma una volta io ero un'altra persona. Ero un impiegato del ministero. Un fontaniere. Lei era un fontaniere? Proprio così. Una cosa da non credere. Il lavoro più abietto del mondo. Facevo più di 20 interventi al giorno. Entrare nelle case della gente. Rimanere indifferenti mentre ti implorano di fermarti. Privarli dell'acqua. Una cosa brutale. Arrivederci. Ma i fontanieri si girano le tubature. Questo devono fare. Ah, impressionante. Ma purtroppo i miracoli non esistono. Non penserà mica che me la bevo. Lei, un burocrate spietato che improvvisamente si trasforma nel paladino dell'acqua? Mi dica cosa è successo davvero. Ma se proprio lo vuole sapere, è stato durante un intervento come tutti gli altri. Vieni, entra. Vuoi un caffè? No, grazie. Sono qui per l'acqua. Sì, lo so, non pago da 2 mesi. Sì, è così. Ed è qui per staccarmela, giusto? Sì. Dov'è il contatore? È fuori. Nessuno coltiva più nulla in casa. Costa troppo. Infatti, è per questo che non ho più un soldo. Annusalo. Non è fantastico? Non me lo ricordavo più com'era. Prendilo. Perché? Beh, senza acqua morirebbe. Voglio farti vedere un'altra cosa. Tieni. No, grazie, ho sempre con me la mia razione quotidiana. Ma non è per te. Versagli una goccia. Quel giorno è nata la mia associazione, la Rosa di Gerico. Però non capisco, non mi ha ancora detto la cosa più importante. Che cosa l'ha spinta veramente ad una scelta così estrema? Mi dispiace, ma non credo che capirebbe. D'altronde, come dice lei, i miracoli non esistono, no?
vincitore del concorso Cristalli Liquidi, il videomaker romano Rosario Pucciarelli con il Fontaniere. Rosario Pucciarelli è stato trattenuto nella capitale da impegni lavorativi, ma è collegato telefonicamente con noi. Buonasera. Buonasera. Ecco, si aspettava di vincere questo premio e soprattutto perché ha scelto di raccontare il tema dell'acqua attraverso il Fontaniere, che lei stesso giudica il lavoro più abietto del mondo? Il lavoro è stato un lavoro molto di squadra, promosso da 5 amici che durante il periodo del referendum si sono messi in testa di realizzare un video che potesse dare una mano a promuovere la pubblicizzazione dell'acqua. E allora ci è venuta in mente questa figura aberrante di questo addetto del ministero dell'acqua che va in giro per le case a staccare l'acqua alle persone. Ci sembrava l'unico modo decente di raccontare quanto è pericoloso per la società, per le persone, il rendere l'acqua una merce, non un bene fondamentale. Lei ha vinto un buono acquisto di 1.500 euro da spendere in un punto vendita Media World Saturn per l'acquisto di materiale video e digitale. Il premio tra l'altro lo sta stringendo tra le mani il vicepresidente di Acqua e Spa con noi in studio questa sera, Giancarlo Faenzi. Ecco, con la scelta della Rosa di Gerico, detta anche pianta della risurrezione, si chiude infatti a riccio e poi rifiorisce non appena viene dissetata. Cosa volevate raccontare? Praticamente il discorso è questo: la Rosa di Gerico può rimanere in uno stato di morte fondamentalmente per un periodo quasi infinito e basta una sola goccia d'acqua per farla ritornare al suo stato di fiore, di vita. Quindi l'idea di base era che una sola goccia può salvare una vita, la può far rifiorire da capo come se non fosse mai morta. Allora come si può pensare di mercificare una cosa così preziosa che può realizzare questa specie di miracolo? Questa idea poi ci ha spinto a fare tutto quanto il cortometraggio. Grazie a Rosario Pucciarelli, vincitore del concorso Cristalli Liquidi. Il premio le verrà recapitato direttamente a Roma da Acqua e Spa. Bene, grazie a voi. Buonasera. Grazie per il suo contributo. Rosario, buonasera, complimenti. Ecco Faenzi, tornando a questo video, al Fontaniere, il video che ha vinto il concorso, finisce con una frase molto molto forte: quando scopri che una sola goccia può trasformare la morte in vita, puoi dare un prezzo all'acqua? Io giro direttamente a lei questa domanda. No, a me la parte del video mi è piaciuto molto, però finendo con questa frase, che fra l'altro c'è stato anche i commenti, anche con gli altri giurati, è stato secondo me determinante, perché è vero che si può interpretare dai due punti di vista, appunto è una cosa così determinante che non puoi avere, perché tutti ne devono avere diritto, punto. Però per tutti averne diritto ci vuole risorse, investimenti, ci vuole tutta questa roba qua. E qualcuno bisogna se ne faccia carico. E io credo che la parte di mondo più che sta meglio si faccia carico anche per gli altri. Questo è. E per questo mi è piaciuto molto. Siamo in chiusura, ne approfitto per salutarvi, per ringraziare tutti, in particolar modo Antenna 5 ci ospita, ma anche GoNews, Cosma, tutto lo staff di Acque, a partire dal suo presidente, a Luca Bindi e a tutti quelli che hanno lavorato su questa cosa. Io credo che Acque debba fare, insieme appunto al compito istituzionale, anche cose di questo tipo, perché noi abbiamo il dovere di educare all'utilizzo dell'acqua, perché l'acqua è quella cosa che Pucciarelli ci ha fatto vedere. A questo proposito, Danilo Bonciolini, a seguito del concorso verrà realizzato un catalogo DVD con le opere premiate e inoltre Acque sta già pensando a un concorso da mettere in piedi per il prossimo anno? Questo senz'altro, non abbiamo ancora deciso su cosa, ma senz'altro il nostro lavoro proseguirà. Io vorrei dire soltanto che la gestione del servizio idrico integrato richiede grosse risorse oggi.
Noi stiamo vivendo in un periodo in cui, se guardiamo l'ultimo anno, andiamo di un anno indietro, c'è stato un deficit di pioggia del 60% rispetto alla pioggia attesa. Per permettere le nostre popolazioni al sicuro, per garantire il servizio idrico, occorrono investimenti enormi. È il servizio idrico integrato che i cittadini pagano, non l'acqua che si va e si prende alla sorgente, che è un bene comune, che è un bene di tutti. Quest'acqua ha bisogno di essere pompata, ha bisogno di essere potabilizzata, ha bisogno di essere trasportata nelle nostre case, ha bisogno poi di essere depurata e restituita pulita all'ambiente. Richiede risorse immense oggi. Questo è uno dei più grossi problemi della nostra epoca. Noi siamo in chiusura, io invito i protagonisti del concorso Cristalli Liquidi, vincitori delle varie sezioni del concorso, ad accomodarsi in studio per i saluti finali. E intanto grazie a Giancarlo Faenzi, grazie vicepresidente di Acque Spa, grazie al responsabile delle relazioni esterne Danilo Bonciolini, grazie a Miriam Falai, la padrona di casa, e grazie al direttore artistico di Raccolti Sociali Cosmo Ognissanti. Grazie naturalmente a tutti voi per essere stati in nostra compagnia questa sera. Noi ci fermiamo, di nuovo grazie e buonanotte.